Il Ministero dell'Istruzione promuove azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa, nell'ambito di un'iniziativa nazionale che si chiama PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale, volta a favorire l'equità nell'utilizzo delle tecnologie digitali da parte delle istituzioni scolastiche. Questo piano tiene presente che le tecnologie digitali sono ormai diventate parte integrante della vita quotidiana dei cittadini e che nella scuola possono e devono costituire uno strumento di uguaglianza di opportunità. Ma l'accesso e la disponibilità degli strumenti tecnologici non basta. Non basta se a questa precondizione non si accompagna il possesso di competenze tecnologiche di base da parte degli alunni, un possesso che consenta loro di poter utilizzare le tecnologie educative nel modo più efficace. In data 5 agosto 2020 la nostra scuola ha aderito al bando presentando la candidatura con il progetto didattica aumentativa. Che cos'è la didattica aumentativa? La didattica aumentativa è quell'insegnamento che partendo da una metodologia tradizionale, quale può essere la lezione frontale, viene arricchito dal comparto multimediale. Quindi una lezione di didattica aumentativa potrebbe prevedere lo studio di un argomento da parte dello studente e come compito l'arricchimento di un determinato passaggio tramite video, ricerche multimediali, audio, immagini, ipertesti oppure esecuzioni PowerPoint. Le azioni del PNSD si sono articolate in due moduli. Il modulo A, che ha previsto l'acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività finanziaria, con 20.000 euro. E il modulo B, attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze degli alunni più vulnerabili, finanziate con euro 8.000. Quindi, dopo aver proceduto all'acquisto di 28 notebook con microfono e webcam incorporata, compresi di connettività, abbiamo dato via al progetto nel periodo dall'11 gennaio all'8 maggio 2021 in orario extracurricolare e compatibilmente con tutte le restrizioni previste e determinate dal Covid, attivando 6 percorsi destinati complessivamente a 96 alunni frequentanti il plesso di scuola primaria di San Valentino. I 6 moduli sono così articolati: disegnare al computer per alunni di classe seconda, creare tabelle e inserire immagini per alunni di classe terza, creare un PowerPoint per 2 gruppi di apprendimento delle classi quarte, realizzare ipertesti per 2 gruppi delle classi quinte. Gli obiettivi del progetto, cioè promuovere e sostenere l'innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa della scuola, favorire la didattica inclusiva sfruttando le potenzialità del digitale che privilegi i diversi e molteplici stili di apprendimento degli alunni, quindi favorire l'uguaglianza di opportunità nell'utilizzo delle tecnologie in contesti sociali svantaggiati e con alunni aventi bisogni educativi speciali. Tutti questi obiettivi sono stati pienamente raggiunti con grande soddisfazione da parte dei docenti e, devo dirlo, anche del dirigente scolastico. Gli elaborati individuali prodotti dagli alunni dimostrano che gli argomenti di studio sono stati approfonditi tramite la creazione di prodotti multimediali che hanno suscitato in ciascuno di loro la voglia di saperne di più, la curiosità della ricerca, il gusto della documentazione e soprattutto l'enorme gratificazione del pregevole risultato. Ha giocato a favore altresì la circostanza che la nostra scuola dispone dell'insegnante specializzato in tecnologia che già da 3 anni, in tempi non sospetti, opera in tutte le classi di scuola primaria, attuando efficacemente un'alfabetizzazione digitale che è risultata estremamente propizia e lungimirante in occasione della didattica a distanza durante proprio l'emergenza epidemiologica. Quindi oggi più che mai, ancora una volta, il nostro istituto comprensivo Imbriani Salvemini ha tradotto nei fatti, nella concretezza, il proprio motto: la scuola al centro, avanti tutta.